Perché ti hanno lasciata da sola? Ciao mamma, beh, la lezione era finita. Sì, ho capito che è finita, però. Ma non si lascia da sola una bambina. Ma dico io, ma che razza di persona è? Una persona cieca, mamma, però ha fatto questo, però poi l'ha buttato. Sì, beh, invece di farti il ritratto poteva farti compagnia, no? Comunque da domani non succederà più. Starai con mamma. E il lavoro? Mi sono licenziata. E come faremo adesso? Come abbiamo sempre fatto. Tu hai me. E io te. È tutto quello che ci serve. Yaya, basta con quella roba che ti rovini la vista, eh? Telefono, la ricarica. E non ho più soldi per pagarla. Cioè, andiamo di qui perché hai perso il lavoro, giusto? No, amore. Non ho perso il lavoro, io mi sono licenziata, te l'ho detto. Ma restiamo in Italia, vero? Sì, rimaniamo qui perché questo paese ci ha dato un sacco di possibilità. Allora, se cambiamo casa, potrò anche cambiare scuola? Non credo. Lo farei dopo, alle medie. Ehi, c'è qualcosa che non va? Perché a scuola mi rompono un po' le palle. No, ti prego, non dire quella parola. Ma come parli? Cioè, ma chi te le insegna queste parole, Yaya? Le sento in classe, le rompi palle. Ma, no. Prova a dire di nuovo questa parola, io ti giuro, ti do uno schiaffo. Scusa, è che in classe mia c'è il bullismo. Non ho capito. Come si dice quando ti rompono il... quando ti danno fastidio e ti canzonano? Il bullismo? Quello lì. Non mi vado giù, mi fanno disperti. Ho capito. Ma tu prova a parlarle con l'insegnante. Se così faccio la spia. Senti, non ti creare questo problema. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio, tu sopporta. Pensa all'Italia come alla tua nuova patria. E perché quella di prima non esiste più, amore. Qui rimaniamo e qui restiamo. E certamente non sarà uno stupido, una stupida a far la differenza. E poi, se fossimo rimasti in guerra, le cose sarebbero andate molto peggio. Perché tu non avresti avuto neanche quel piatto che stai mangiando in questo momento. Quindi sbrigati. Dai.